trasparente. No, te l'ho visto su quel soggetto. E le depredazioni di beni culturali e storici è tra le prime forme di crimine organizzato transnazionale. L'Interpol stima che il mercato illecito di beni culturali realizza profitti di ammontare superiori agli 8 miliardi di dollari all'anno. Solo il traffico illecito dei stupefacenti e di armi genera maggiori entrate. Grazie a complesse attività investigative è stato possibile individuare un'organizzazione criminale transnazionale composta da 12 persone che detenevano illegalmente i dipinti di cui oggi vediamo esposto l'Eda e il Cigno, olio su rame del XVI secolo dell'artista Lelio Orsi.